leggendo i commenti che mi hanno lasciato sotto al video della Road. No, mi devi credere, cioè, nessuno ha capito nulla. Cioè, quantomeno, quasi nessuno ha capito nulla. Io non so se tu hai visto il video che ho fatto della Road, no? Cioè, dove per 7 minuti ho spiegato come fare a scrivere i commenti. Ma secondo te qualcuno l'ha capito? Su 700 commenti, sai in quanto l'hanno fatto? Due. Due. Quasi quasi vi faccio capire con un esempio. Cubatto! Signor Salvo, perché lei è qui? Perché dicono che ho problemi. Perché dice questo, signor Salvo? Non capisco. I miei genitori, i suoi genitori, cioè, non capisco. Sì, ma mi scusi, qual è il nome e cognome dei suoi genitori? Carla. Sì, ok, il nome, ma il cognome pure dei suoi genitori. Ah, sì, sono il figlio di Carla io, sì, Carla. È mia mamma. Quindi, evidentemente, o parlo una lingua che voi non capite, o non lo so veramente, non lo so. Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi, come potete vedere, ci troviamo nuovamente qui, cioè non nuovamente, ci troviamo qua sotto i commenti dell'ultimo video della Diamonds. Per capire io, perché appunto me lo domando. Intanto volevo ringraziarvi tantissimo. Questo video è uscito ieri ed è 44esimo sulle tendenze. Addirittura questa notte vi metterò uno sin appunto per farvi vedere che questa notte il video era 37esimo in tendenza. Cioè la Road, ragazzi, non ci era mai finita nelle tendenze. Quindi sono davvero felicissimo di ciò. Ma tralasciando tutto questo, ragazzi, andiamo nel fulcro principale del video. Più che altro perché io me lo domando. Cioè, io mi faccio queste domande perché per me è fondamentale leggere i commenti, comunque leggere il vostro feedback, quello che ne pensate, per me è veramente importante. Infatti i commenti li leggo sempre tutti, anche se magari non rispondo a tutti, perché ovviamente, cioè, in questo caso ci sono circa 800 commenti, anzi se aggiorno la pagina ce n'erano di più, perché questa pagina tipo l'ho aperta 820 commenti, però fatemi chiudere perché c'è il cane che abbaia. Ha capito? Tutti voi, comunque immagino, comunque, molti di voi avranno visto il video appunto della Road to Diamonds. I primi 7 minuti, infatti qua l'ho scritto, ecco, circa 3 minuti, vabbè, c'è la intro e tutto quanto. Fino a 3 minuti di video, ovviamente faccio il riassunto dell'episodio precedente, quindi ci sta. E poi qua lo scrivo. Questa parte interessa solo a chi ha acquistato una mia maglietta barra felpa o chi magari è intenzionato a prenderla così da sapere cosa fare. Se non sei interessato puoi skippare il video a 7:26. Qua ci sono circa 3 minuti e passa dove spiego appunto tutta la roba, mettendoci pure l'intro. Sono 7 minuti, ok? 7 minuti di video che ho dovuto mettere perché comunque ci tenevo a farvi capire questa cosa. Quindi per 3 minuti io vi ho chiesto: ragazzi, per favore, fatemi sapere nome e cognome dei vostri genitori. Quindi già penso, immagino che abbiate capito il senso della intro che ho fatto a questo video, che non tutti evidentemente l'hanno capito. Cioè io in questa parte qua l'ho detto: chi per voi ha fatto l'acquisto, io il cognome di Luisella ce l'ho, capito? Quindi nel momento stesso in Sentite. cui tu mi confermi il cognome che solo tu puoi sapere, ovviamente, quindi tu mi devi dire il cognome, non solo il nome, vabbè, sei tu. Quindi qui sotto nei commenti scrivetemi questo, per favore: nome e cognome del cartello, pure importante, scrivetemi pure qua, pure la parte, la. È facile, per me è talmente semplice, perché la gente non capisce? Ma sono stupido io, sono stupidiglia, non capisco. Quindi, come prima cosa, devo caricare appunto tutti i commenti perché ho intenzione di cercare appunto i nomi, visto che un paio già li ho letti. Fortunatamente qualcuno l'ha capito. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ho aperto tutti i commenti, quindi vedete, in questo momento tutti i commenti sono aperti. Premiamo Ctrl F e scriviamo Luisella. Oh, guardate quanti commenti con Luisella ci sono. Luisella Nasello, che vive ad Abruzzo, è mia mamma. Ok, questo è il commento. Mi doveva scrivere il suo nome, tutte le varie cose. Ma vabbè, si chiama Luisella Nicoletta. La conosco, viene da Milano. Non è vero mai, non si chiama Luisella Nicoletta. Ma va bene. Pepo, Luisella N è mio padre e Francesca M è mio zio. Luisella è mia mamma.
Luisella Noce! Capite il disagio? Oddio, anche mia mamma si chiama Luisella. Ok, vabbè, qui ci sta il commento, ci sta tantissimo. Ecco qua, poi c'è qui il commento di Luca Serafini. Ciao Pepo, sono il figlio di Luisella Nosotti. Ed è il cognome che mi risulta. Nel cartello potresti scrivere mio fratello Federico Serafini? Poi mi ha scritto Marcallo Mi, ovvero la provincia dove sta. Ed effettivamente mi risulta anche lei. Perché se vado nella lista di chi ha fatto gli acquisti, Luisella Nosotti ha fatto l'acquisto da Marcallo con Casone, provincia di Milano. Quindi lui mi ha dimostrato che effettivamente è lui. Capite adesso il discorso quando vi dicevo che la gente si spaccia per voi? Tanto semplice, io non capisco dove sta la cosa complessa. Ma vabbè, c'è gente che non ha capito. Comunque si chiama Federico Serafini. Ok, riprendiamo la partita e leviamo Luisella N Mi e ci mettiamo appunto Federico Serafini, provincia di Milano. Tutto questo perché comunque a me piacciono i Grigori e mi piace davvero tantissimo metterlo con gli asterischi. Poi a tutti gli altri che fanno gli scherzoni: Pepo, io ho comprato la felpa, mi chiamo Calogero, mettimi nella bacheca. No. Quando voi fate l'acquisto, vi ripeto, a me arrivano i dati. Quando voi mi dite: Pepo, io ho fatto l'acquisto, mi chiamo Gaetano, vado nella mia lista, cerco Gaetano, non lo trovo, non hai fatto l'acquisto. Cioè, non... Capite che... Cioè, poi addirittura c'era un altro commento. Allora, si chiamava Anthony. No, aspetta, era Anthony con l'H. Eccolo qua. Oh. Dopo aver letto 200 e passa commenti di Pepo, mia mamma è Carlo. Vabbè. Finalmente vede il suo commento. Pepo, mia madre è Aremini Francesca. Io mi chiamo Anthony Cirincione. Vengo da Romano Cavanese, provincia di Torino, nella prima bacheca. Voi non capite per me quanto è seriamente complicato decifrare certe volte certi commenti. Se voi siete chiari, capisco. Capisco, mia madre è Aremini Francesca, quindi è Francesca appunto, e vengo da Romano Cavanese. Adesso controllo nella mia lista se effettivamente ho un Aremini Francesca, ed eccola qua, anche questo nome mi risulta: Francesca Aremini Romano Cavanese To. È nella lista, quindi è vero. Addirittura guarda, l'ha messo pure nella foto profilo. Si vede nella foto, alla mia maglietta. Riuscite a seguirmi? Riuscite a capire il mio disagio nel non capire? Ora devo riaggiornare Maton, i miei commenti che ho fatto. Andiamo a togliere pure questo cartello e ci mettiamo: non ci entra per una lettera. No. C'entra Anthony Cirincione. Anton Cirincione, dai, Cirincione. Non mettiamo la Y tanto, io lo so. Il cartello bello per me è importante. Perfettissimo. Ok, ta-ta. Questa è un'altra cosa che non ho capito. Pepo, sai che c'è un finale segreto? Se tu scopri il finale segreto, avrai il DLC. Di che cosa sta parlando? Un finale segreto di cosa? Poi abbiamo questo commento di Jackie che mi ha fatto ridere troppo. Pepo, la conosci quella battuta del grandissimo coglione che sta sull'albero? No? E scendi che te la racconto. E lui gli mette il cuoricino e il mi piace. E non capisco perché sotto nei commenti ci stanno quelli che l'hanno insultato. Cioè, la conosci la storia della Troia sopra l'albero? Certuni senso degli humor non ce l'hanno. Poi qua veramente l'apoteosi, ragazzi. Cioè, io la Tiano BR, ho comprato la felpa. Un ragazzo ovviamente gli risponde: devi dirgli il tuo nome e cognome. Lorenzo Diana. Mi servono i dati di chi ha fatto l'acquisto pure. Ma tu, perché le cose me le mettete a gettoni? Ma mettete tutte in un unico commento. Anche io ho comprato la felpa. Abito a Napoli. Mato me. Sapevo dell'esistenza di Pepo, ma ho iniziato a seguirlo seriamente soltanto da un mesetto. Ho notato che c'è un command block, ma questa è una vanilla, no? Me la spiegate questa? Assolutamente sì. Ovviamente i nuovi iscritti non lo sanno. Qui sul ponte ho un command block. Ok, questo command block, ragazzi, serve a givarmi i diamanti, vedete? Questi diamanti, ovviamente, non è che me li give e bla bla bla. Intanto questi diamanti qua li butto, tipo qua, buttiamoli nell'acqua, così... Perfettissimo. Questi diamanti sono i diamanti delle sfide. Vedete, ogni sfida che io porto a termine, sfide che comunque o mi consigliate voi o mi vengono a me in mente, queste sfide appunto mi servono per darmi dei diamanti come premio. E poi questi diamanti presi come premio li posso utilizzare per riempire la chest della Road to Diamonds. Quindi è semplicemente un coso per dare tra virgolette, uno scopo, comunque una scemenzina in più alla serie. Comunque la rende un attimino un po' più interattiva con voi e credo sia anche molto più carina.
carino, vi sprono a commentare, e potete darmi anche delle belle idee, come quelli qua sotto hanno fatto. Se usassi i diamanti che trovo con Fortuna 3, capite bene che quella cesta la riempi in 10 minuti, semplicemente per questo. Poi abbiamo questo commento: Pepo, mi chiamo Gabriele Calvani e ha acquistato la felpa ma non mi è arrivata, vivo a Bucine, provincia di Ar, per favore mettimi nella bacheca, ti ho già contattato su Facebook ma non mi hai risposto. Anche lui non è stato preciso, ma ha scritto il suo nome. In più mi devi scrivere il nome con la quale è stato fatto l'acquisto, perché come Gabriele Calvani a me non esce nulla, pure come cognome Calvani a me non esce nulla, almeno con gli acquisti aggiornati che ho, perché considerate che ovviamente la lista con i nomi aggiornati degli acquisti che fate mi arriva dopo un paio di giorni, ovviamente. Quindi state tranquilli, le cose vi arrivano quando fate l'ordine, appunto pagate tutto quanto, il sito riceve l'ordine, riceve il pagamento, gli dovete dare un paio di giorni per stampare, spedire il tutto e poi ovviamente il tempo per il corriere mandarvi la roba. Quindi è normale quando fate l'acquisto, 3-4 giorni è normale che passino, forse anche una settimanella, il tempo glielo dovete dare, insomma. E poi abbiamo questo commento che effettivamente non ha tutti i torti: 8 minuti sprecati, cioè, ma avete visto, cioè avete visto insieme a me con i vostri occhi che nonostante sono stato 7 minuti a ripetere le stesse cose ancora c'è chi non ha capito. Davvero raga, vi giuro, per me è incredibile, io non capisco. Io sono il figlio di Marinella M e mia mamma mi chiama Emanuele. State capendo che nonostante io sia stato 7 minuti a dire le stesse identiche cose ripetendole in 10 modi diversi per farla capire a più persone possibile, c'è ancora gente che non l'ha capito. Adesso capite qual è il mio disagio. Ho comparto la tua maglietta, Bella, mi chiamo Gianluca Tancu, sono da Roma. Capite? Capite perché mi viene da piangere. Poi questo è un commento interessante: hashtag sfida, Pepo costruisci un alveare pixelato d'oro e di lana nera, dove all'interno ci crea una farm di tutti i colori delle lane di pecora, senza coloranti, premio 2 blocchi e 32 diamanti per te, buona giornata. Ecco, vedete, questo è anche uno sprono appunto per voi, mi potete dare delle belle sfide, magari anche belle cose che posso costruire nella road. Questa è, diciamo, una cosa che ho voluto creare io nella serie, perché comunque è divertente, diciamo, lega di più voi alla mia serie e non è soltanto un io che faccio cose e voi che guardate, capito? Chiamo Salvatore Ticcione, abito a Napoli. Ovviamente sono andato a vedere, magari speravo che l'acquisto l'avesse fatto suo padre, mi risultava Tizzano come cognome e non mi risulta quel nome, quindi sì. Poi c'è questo commento che vi giuro raga mi ha fatto ridere tantissimo: come faccio a stare sulla tabella? Ma il video lo guardi per finta. No, scusa, mi ero sbagliato, ho visto solo un pezzo, ora lo sto guardando tutto, ciao. Basta comprare la maglietta e mandare una tua foto in privato mentre la indossi. E lui risponde: ma io non ho la maglia di Pepo. E un altro: comprala. Ma mia madre non vuole. E l'altro: e allora ti fotti. Questa cosa mi ha fatto ridere tantissimo. E io non posso. E allora sono cazzi tuoi. In un paio avete scritto: non puoi fare il villaggio sotterraneo, l'ha già fatto in Blaze. Poi effettivamente l'hanno scritto questa cosa e vi giuro non l'ho fatto per male, ma la cosa che lui avesse un villaggio sotterraneo non me la ricordavo, anche perché sì, la sua serie la vedo, non mi ricordavo avesse un villaggio sotterraneo. La mia idea è semplicemente partita: siccome erano nel magazzino, per una comodità mia mi facevo una porta che scendeva e li mettevo là. Ma anche se fosse, diciamo, ho copiato l'idea da lui, ovviamente non seguirei mai il suo design, ovviamente costruirei sempre a modo mio, quindi non, questa cosa non l'ho capita mai nella vita, però vabbè. Ma detto ciò ragazzi, io spero che il video oggi vi sia piaciuto, come sempre c'è un bel pollicione in su qui sotto al video. Era un video che volevo fare, più che altro volevo un attimino, cioè volevo un attimino farvi capire quanto io certe volte davvero non capisco. Detto ciò, nulla, vi voglio bene, ad un prossimo video, ciao ciao. E PS, qui sotto nei commenti, ovviamente, fatemi sapere la vostra e tutto quanto, perché davvero sono curioso.